Ciao, benvenute, benvenuti in un nuovo video. Questa settimana vogliamo intonacare la parete più grande della cucina. Questa sarà l'ultima parete della casa ad essere intonacata con l'intonaco calce canapa, perché per i muri del bagno stiamo valutando altre tecniche di rivestimento. Quindi, come ogni volta, iniziamo a preparare la nostra miscela in anticipo, cercando di prevedere la giusta quantità in modo da non rimanere senza intonaco con il muro realizzato a metà. Probabilmente inizierete a stancarvi nel vedervi mescolare, ma questa è una fase importante del lavoro e richiede molto tempo, circa una mezza giornata per la preparazione di 600 litri. E poi questa perlomeno dovrebbe essere l'ultima volta che lo facciamo. Le proporzioni della miscela sono dettagliate negli episodi precedenti. Se vi interessa conoscerle, non esitate a dare un'occhiata. Una volta finita la miscela, copriamo e lasciamo riposare qualche giorno. Permetterà alla calce di gonfiare e ricoprire bene la canapa e la sabbia di pomice.
Nel frattempo, aspettando la magia della calce, Vince è andato a fare un giro in Piemonte, a Monbarcaro, per incontrare il falegname che ha fabbricato le nostre finestre. Walter ci ha aperto le porte della sua azienda di famiglia e ci ha permesso di documentare tutte le fasi di produzione di una finestra in legno. Vi faremo scoprire tutto questo in uno dei prossimi video. Finalmente abbiamo visto le nostre finestre e sono bellissime! Sono fatte di larice bioeuropeo spazzolato, senza lacca e senza olio. Non vediamo l'ora di vederle montate! Purtroppo l'arrivo dell'estate, l'accumulo di cantieri in chiusura e l'alta richiesta produttiva fanno sì che per la posa dovremo aspettare un altro paio di settimane. Per noi in realtà cade piuttosto bene perché non eravamo completamente pronti per la posa. Ritorniamo sulla nostra collina. Oggi siamo entrambi presenti per fare l'intonaco rasatura del muro della cucina. Siamo già alla fine di giugno e la temperatura è al limite di ciò che è consigliabile per lavorare la calce, cioè tra 5 e 30 gradi. Cogliamo l'occasione per presentare una nuova collaborazione con il marchio di abbigliamento da lavoro Black Ladder. È una scatoletta, mi aiuti a aprirla? Abbiamo ricevuto questi due enormi pacchetti e quindi cogliamo l'occasione per presentarvi la nuova collaborazione con la marca Black Ladder. Caio è molto interessata a questi pacchetti. Li apriamo, vediamo cosa c'è qui dentro. Caio, guarda, guarda. Ma cosa c'è? Guarda, iniziamo un po'. Wow! Allora, queste sono scarpe antinfortunistica. Caio, le vuoi mettere tu? Sono un po' grandi, mi sa che non sono per me queste. Queste sono per Vince. Vieni, apriamo un'altra scatola. Caio, vieni qua, guarda. Guarda. Ecco, cosa c'è qui dentro? Una magliettina. Wow! Siamo molto contenti di questa collaborazione perché sembra essere un brand molto sostenibile e in più, finalmente, ci sono un sacco di taglie per donna. Quindi questo era il mio problema dovunque, cioè ogni volta che vado a prendere dei vestiti da lavoro trovo sempre dei guanti grossi così, oppure dei pantaloni super scomodi. Questi sono dei pantaloncini da lavoro, super elastici, con mille tasche. Ma grazie! Poi una super felpona, super felpa, guarda che bella, altri guanti, ma pensavo, vabbè, un pacco per me, un pacco per te, Vince. Calzini, pantaloni, questi mi sa che sono per Vince. Queste sono le protezioni per le ginocchia e penso che funzionino, che l'imbottitura vada messa, inserita dentro questa tasca qua. La tasca a sua volta viene attaccata ai pantaloni, quindi è pratico perché uno, se vuole, con lo strap la toglie e la rimette. Quindi anche queste ci saranno super utili. Un grande grazie quindi a Black Ladder per la loro fiducia e per averci lasciato provare tutti questi fantastici prodotti che metteremo subito alla prova. Forza, mettiamoci al lavoro!
Si inizia con la posa di guide che ci permetteranno di applicare il rivestimento in modo omogeneo. Lo useremo solo nella parte bassa dove sarà appoggiato il futuro mobile della cucina. Come al solito si inumidisce bene la parete e si mescola l'intonaco preparato in precedenza.
La giornata è stata molto lunga e abbastanza stressante. In alcuni punti l'intonaco si è asciugato molto velocemente, il che ha complicato la lisciatura. E poi, personalmente, soffro di vertigini, quindi lavorare su un'impalcatura richiede molta energia per me. Dopo quasi 10 ore di lavoro, al calare del sole, abbiamo finito la rasatura con le lampade frontali. Ma di nuovo siamo molto soddisfatti del risultato finale e non vediamo l'ora di raccontarvi un po' di più di questa cucina, perché ci saranno alcune sorprese. Ma questo sarà per un prossimo episodio. Grazie per averci seguito e a presto!